Allenamento speciale di Capodanno, cardio HIIT e PHA. Faremo due blocchi di lavoro impegnativi, prima parte cardio HIIT con la mitica Katia e seconda parte tonificazione in tecnica PHA con Tiago. Vamos! Ok, iniziamo. Step touch, passi laterali da un lato e dall'altro. Uso anche le braccia, le muovo avanti e indietro. Spalle basse e vado. Ancora 10 secondi, cambiamo con le spinte indietro. 5 secondi, 3, 2, 1, spinte indietro, vai. Con un braccio e con l'altro. Due colpetti e cambio. Ancora. Respiro. Scaldiamo bene la parte alta. Ancora 10 secondi. Cambiamo. Torsione tronco veloce. Ancora 5 secondi. E siamo a 3, 2, 1. Ok. Scendo un pochino. Mani a pugno. Due colpetti da un lato e due dall'altro. Butto fuori in fase di torsione in questo modo. Continuo, non esagero con la torsione, quindi non spingo eccessivamente indietro, specialmente in fase di riscaldamento, e continuo. Ancora 3, 2, 1, discesa frontale, gambe divaricate, scendo, tocco la punta e salgo, scendo e salgo, scendo lungo una gamba e lungo l'altra, tocco la punta, salgo, tocco la punta. E continuo. Ancora 5 secondi. 3, 2, 1. Ok, benissimo. Saltellino e tocco la punta. Saltellino e cambio gamba. Ancora. Saltello e vado. Saltello e vado. Alterniamo punta a destra e sinistra. Mezzo squat e slancio laterale alternato. Tra pochi secondi. 3, 2, 1, ok, mezzo squat e slancio laterale basso con una gamba e con l'altra, piccolo squat, piccolo slancio, affondo indietro alternato tra 10 secondi, ancora, continuo e siamo a 3, 2, 1, ok, affondo indietro. Con una gamba e con l'altra. Uso anche le braccia, un braccio avanti e uno indietro per maggior stabilità. Sfioro il ginocchio a terra e salgo. Sfioro e salgo. Ancora. Ancora pochi secondi, jumping jack. E siamo a 3, 2, 1. Ok. Salto, via. Jumping jack. Elevo e abbasso le braccia mentre salto in jumping jack. Ancora, apro e chiudo, apro e chiudo, respiro, 10 secondi, posizione preghiera, ancora, vai, 5 secondi, 3, 2, 1, mi fermo, gambe divaricate, mani preghiera, scendo, spingo con i gomiti le ginocchia esternamente, e sto qui, schiena dritta. Punti dei piedi rivolti verso l'esterno e respiro. 5 secondi, 3, 2, 1. Sumo squat e elevazione braccia. Da qui scendo e salgo, ginocchia esterne, piedi rivolti verso l'esterno, le punte, e vado. Tocco, salgo, tocco. Salgo, aumento un pochino, vai, scendo e salgo, 3, 2, 1, ok, da qui scendo un braccio, seguo la gamba, tocco terra e salgo, stesso lato, scendo lungo la gamba e salgo, ancora, se riesco guardo questa mano, la mano che sta in alto, quindi guardo la mano e scendo. Altrimenti guardo in avanti. 3,
2, 1, ancora. Dall'altro lato, scendo, guardo la mano e salgo. Scendo, tocco e salgo. Ancora. Scendo piano, scivolo proprio con le punte delle dita, lungo tutta la gamba e salgo. E siamo a 3, 2, 1, ok, benissimo. Recupero e iniziamo il workout, sessione cardio HIIT 40-15. Ci prepariamo. Yeah.
take me home, take me on a ride. I got a good feeling about the colors lighting up your eyes. Take me home, take me to the sky. I got a good feeling. Tell me the only thing you are. Good.
2, 1, vai. Con le squat, respiro. Controllo il movimento. Vai. Vai. Sempre respirazione. Mantengo il ritmo. Controllo. Ancora qualche secondo. Vai. Vai. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero. Respiro. Scendiamo a terra. Esercizio successivo, bicipite più spinta in ginocchio. Andiamo in posizione, gambe in avanti, braccio lo stesso della gamba in avanti e iniziamo, vai. Postura e salgo, controllo bene il movimento, vai. Respirazione. Sguardo in avanti, mantengo la posizione, vai, vai, continuo, 10 secondi ancora, non rallentare, mantieni il ritmo, vai, 3, 2, 1, risaliamo, affondi indietro con i pesi, la fondi indietro è alternato, approfitto per respirare, vado in posizione, 3, 2, 1, vai, affondo indietro, controllo il movimento, respiro, braccia tese, vai, ginocchio sfiora il pavimento, risalgo, controlla, non andare troppo veloce, facciamo un po' di lavoro di resistenza su gambe e glutei, vai, vai, ancora, ancora, vamos, 3, 2, 1, recupero, riscendiamo a terra, cambiamo braccio, cambiamo gamba, per eseguire bicipite più spinte in ginocchio. Andiamo in posizione, approfitto per respirare qualche secondo, posizione, 5, 4, 3, 2, 1, vai, salgo e spingo in alto, controllo il movimento, mantengo la respirazione sempre attiva, vai, postura, sguardo in avanti, ancora, vai, 20 secondi, vai, bicipite e salgo, spingo, lavoro deltoidi, ancora, 10 secondi, vai, qualche secondo, 3, 2, 1, recupero, scioglio un pochino le gambe, cambiamo lato, squat con il molleggio, è il nostro esercizio successivo, teniamo il pesetto in appoggio sulla spalla, 3, 2, 1, vai, scendo, molleggio e salgo, vai, e salgo, scendo, molleggio e salgo, controllo il movimento, equilibrio, respiro, vai, ancora, non mi fermo, 10 secondi, vai, vai, e salgo, molleggio e salgo, vai, 3, 2, 1, recupero, con lo stesso braccio ci prepariamo all'esercizio successivo, tricipite un braccio,
respiro, tieni bene le gambe, gomito fermo, bloccato, stesso braccio, 3, 2, 1, vai, controllo il movimento, allungo bene, non andare veloce, controllo il movimento, vai, non inarcare la schiena, l'altro braccio in appoggio con la mano sul ginocchio, vai, respiro, controlla, ancora 10 secondi resisti, sempre controllato il movimento, vai, 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 3, 2, 1 e lascio. Cambiamo braccio, ritorniamo allo squat con il molleggio, scendo, molleggio e salgo, respiro, appoggiamo il peso sulla spalla e andiamo ad eseguire l'esercizio dall'altra parte. 3, 2, 1, allargo il braccio per stabilizzare e parto e salgo, molleggio e salgo, respiro, mantengo il ritmo, non mi fermo, vai, continuo, vai, ancora 10 secondi, vai, respirazione, 3, 2, 1 e un piccolo recupero. Sullo stesso braccio, tricipite un braccio, facciamo l'estensione dietro come prima, cambiamo il braccio ovviamente, respiro, posizione, blocco il gomito, 3, 2, 1 e vai, e allungo dietro, controllate il movimento, respiro, vai, controllo, attiviamo il tricipite, rassodiamo e tonifichiamo le braccia, vamos, vai, ancora, ancora, vai, resisti, non inarcare la schiena, 10 secondi ancora, vai, non ti fermare, 3, 2, 1, recupero. Cambiamo braccio, ci prepariamo all'esercizio successivo, affondo indietro con il peso in alto, respiro, respirazione, 3, 2, 1, peso in alto e affondo indietro, vai, controllo, ginocchio sfiora il pavimento e risalgo, allargo bene il braccio per migliorare la mia stabilità, vai, 20 secondi, inspira, ancora, stabilizza bene, vai, respirazione, controlla, addome forte, 3, 2, 1 e scarico, recupero. Ci prepariamo all'esercizio successivo, una spinta più mezza spinta in alto, recupero, due pesetti, 10 secondi, respiro, recupero, 3, 2, 1, vai, da qui parto. Una spinta completa e mezza spinta, completa e mezza spinta, vai, piego un po' le gambe per non scaricare a terra, vai, mezza spinta e una spinta completa, vai, mezza,
completa, mezza, completa, vai fino alla fine, vai, mezza e completa. Ok, recupero, ritorniamo alla fondo indietro con il peso in alto, cambiamo il braccio e la gamba dall'altra parte, respiro, 3, 2, 1, vai, salgo, controllo bene il movimento, non andare veloce, stabilizza e controlla, vai, vai, non ti fermare, mantieni il ritmo, 20 secondi, ancora, vai, stabilizza, vai, ancora, controlla, 3, 2, 1 e scendi, martello più spinte, recupero un pochino, sciolgo, due pesetti, martello più spinte, 3, 2, 1, posizione, vai, martello e spinte, vai, separa bene i due movimenti, controlla, non andare veloce, piega le gambe per scaricare il peso a terra, vai, ancora, chiudi e torna, vai, ancora, respiro, 3, 2, 1, recupero, appoggiamo i pesetti e passiamo alla fase di stretching, iniziamo subito con la mobilizzazione della colonna dai piedi, 3, 2, 1, in arco e in curva la schiena, vai, piano piano, controllo il movimento, la testa segue il movimento naturale della schiena, vai, respiro, esercizio successivo, allungamento sul fianco, vai, 3, 2, 1, allargo le gambe, braccio dritto e teso, mi sposto leggermente, mantengo la posizione e respiro, inizia da una parte per poi passare dall'altra, ancora 10 secondi, non forzare lo stretching, respira, 3, 2, 1, lentamente, cambio, dall'altra parte, mantengo la posizione e respiro, non forzare il movimento, braccio dritto, teso, respiro, esercizio successivo, incrocio su gamba destra davanti, 5, 4, 3, 2, 1 e ritorno, incrocio su gamba destra avanti, la gamba dietro è tesa, quella davanti leggermente piegata, attiviamo la gamba posteriore, vai, respiro, 5, 4, 3, 2, 1, risalgo, piano piano, sciolgo e dall'altro lato piego, vado giù, stabilizzo e respiro, mantengo la posizione, non forzare, respira, esercizio successivo, stretching della spalla. Cinque, quattro, tre, due, uno, risalgo piano piano,
braccio in avanti, teso, chiudo, spalla depressa, con la mano spingiamo leggermente il gomito verso di noi, senza forzare, mantengo la posizione di stretching della spalla e respiro. Ancora 10 secondi e poi cambiamo lato. Tre, due, uno, lascio, sciolgo piano piano dall'altra parte, braccio teso, chiudo, spalla depressa, spingo leggermente con la mano, non forzare, mantieni il braccio teso e respira. Ancora 10 secondi e poi passiamo alla divaricata frontale. 5, 4, 3, 2, 1, lascio piano piano, allargo le gambe, vado giù, dove arrivo mantengo la posizione, allargo il più possibile, vado in divaricata, scarico la testa e respiro. Respirazione, mantengo la posizione, mi raccomando non saltare mai lo stretching e il riscaldamento, mantengo la posizione. 5, 4, 3, 2, 1 e lentamente risalgo. E ci siamo. Allora ragazzi, questo è il nostro super allenamento, il nostro super primo allenamento del 2024. Noi di Fix Fit vi auguriamo un ottimo inizio anno. Per tutti quelli nuovi che ci hanno conosciuto da poco, che non sono riusciti a essere in forma per il 2023, non è un problema, abbiamo tutto un anno davanti, ci saranno tantissime novità. Se siete confusi su quale programma scegliere, come allenarvi, andate sul diario per un programma più personalizzato e più mirato su di voi. E noi come sempre vi aspettiamo su Fix Fit, sempre in forma, vamos!